Allora rimanere, vabbè. Coppie nella vita, come la tua, coppie nella vita, sì. Lavoro che non si sa come fa, non si sa come fa. No, noi abbiamo serie difficoltà, adesso siamo con gli avvocati, ti dico del nostro. Lo saremo tra un paio di anni. Io non so, qualcuno mi ha detto, loro litigano solo quando lavorano. E noi litigiamo, scorretto, cioè non è corretto, noi litigiamo anche quando non lavoriamo. Quando lavoriamo di più e quando non lavoriamo. Anche moltissimo, sì. È proprio, non lo so, la nostra unione è fatta di questo, a un certo punto prenderà una direzione. Ma è sempre stato così. Non lo so, è sempre stato così. Ma sai, gli sceneggiatori dibattono tanto e litigano costantemente, ultimamente so di storie dei grandi, anche dei grandi maestri che hanno sempre discusso tanto. Quando c'è quella confidenza in più e ti vuoi spingere più in là, anche con le parole, chiaramente rischi, no, di andare un pochino fuori dal seminato, però insomma sono cose che succedono, ma questo porta anche a grande soddisfazione da condividere anche poi in casa. Questo film ce la sta dando, quell'altro di cui parlavamo ce la sta dando, insomma siamo contenti anche di lavorare. Le figlie ne stanno dando, penso, le figlie, sia quelle precedenti che quella. Sì. Vostra, penso che vi diano tante soddisfazioni, anche se poi trovano, loro tantissime. Trovano fidanzati in posti strani. Già trovano, dice adesso non ce l'ho più quel fidanzato, ma anche se era veramente un bravo ragazzo, ma insomma era finita per altri, poi è finita per altri ragioni, gli amori a 13 anni, a 14 anni finiscono in fretta. E sì, abbiamo grande soddisfazione dalla nostra famiglia, è una famiglia allargata, bella, ci vogliamo gran bene, insomma è ci viviamo la nostra vita, questo è, insomma, è come dire, un aspetto irrinunciabile, nonostante appunto si faccia, come si dire, ditta, come si diceva una volta, no? Facciamo ditta, cioè siamo in cartellone insieme, però insomma è anche una, penso che questo, che non è successo subito, è successo dopo tanti anni che eravamo insieme e che ognuno continuava a lavorare, come peraltro continuiamo a fare, ognuno per la sua strada. Però è capitato quando io ho cominciato a fare la mia prima sceneggiatura, che era Scusate se esisto. Ho lavorato in sceneggiatura con Massimiliano Bruno e anche con Cristina Comencini. Però devo dire che quando abbiamo fatto prima Scusate se esisto, che era una storia di una donna architetta che studia all'estero, ha grandi competenze, ma siccome si chiama Serena Bruno, quando presenta dei progetti a parità di capacità, lei viene sempre preferito un uomo perché non crea problemi, perché non si rischia che rimanga incinta, eccetera, eccetera, per i soliti problemi che sappiamo. Si chiama poi Serena Bruno, presenta un progetto meraviglioso, pensano in automatico, la commissione pensa che si tratti dell'architetto Bruno Serena e che lei sia la sua assistente. Queste sono storie che sono capitate realmente. Questa l'abbiamo inventata, l'abbiamo scoperto poi che a qualcuno è capitato qualcosa non uguale, ma insomma qualcosa di simile. Avevo raccontato questa storia anche lì perché in casa Riccardo anche aveva, insomma con lui mi ero sfogata sulle mie cose, sulle mie frustrazioni di donna, le frustrazioni personali, perché le cose arrivano sempre da qualcosa, che da un sassolino che hai, no? E che ti punge, ti continua a pungere. Il lavoro di autrice, faccio l'autore d'autrice di televisione da 20 anni, da quando ho cominciato, e a volte veramente insieme con il mio team, di cui fa parte pure Andreotti, sceneggiatore anche dei film, lavoravamo insieme e io proponevo una mia idea che andava bene, e se doveva arrivare un tavolo di tutti i sceneggiatori uomini, di tutti, chiedo scusa, autori uomini, se doveva arrivare un commento, lo facevano a Furio, che era qui vicino a me, ma a me non mi vedevano. E non parlo dei miei inizi, parlo di pochi anni fa, momento in cui avevo comunque la mia credibilità, no? Anche nel varietà l'avevo già fatto, quindi mi avevano anche chiamata a fare delle cose. Oh, vabbè, stanno insieme a tuo marito. Quindi quando senti queste cose ti fanno un po' male, perché dici, ma no, io lavoro, ma perché non potete credere che uno lavori uguale, che lavori al pari di altre persone? Se queste persone sono uomini, ci si lavora bene insieme, tant'è che nella mia squadra ci sono molti uomini quando scriviamo insieme, quando facciamo gli spettacoli televisivi, sono sempre fuori Andreotti, Rocco Tanica, sono autori straordinari, ognuno ha un suo specifico, ma le donne spesso sono invisibili. In tavoli storicamente frequentati da uomini, le donne spesso sono invisibili. Ecco perché è nato questo film.